Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, finalmente si è riformata una coppia che ha avuto un grande successo con il loro singolo irraggiungibile, Federica Carta e Shad, eccoli qua. Eccoci qua. Benvenuti, vabbè. Grazie. Già ci conosciamo, siete venuti da noi a Radio Bruno Estate, però è veramente un piacere avervi qui a Sanremo. Il piacere è tutto nostro. Come state però? Perché allora, la prima serata è andata. Come è andata? Ci siamo un po' sciolti, diciamo che prima dell'esibizione eravamo tesi come delle corde di violino. Immagino. Però ci facciamo forza a vicenda. Esatto, e vuoi la verità? L'esibizione di ieri è stata meno imbarazzante delle prove del giorno prima. Davvero? In tutti i sensi, nel senso che abbiamo cantato molto meglio. Penso che ci fossero solo i giornalisti e ci guardavano come se fossimo degli alieni così. Allora invece ieri il pubblico era un po' più caldo e magari da casa non si è percepito, però hanno applaudito praticamente ancora prima della fine della canzone. Si è sentito tutto. È stato proprio bello. No, davvero complimenti, la canzone è meravigliosa. Grazie. Posso farti complimenti per il tuo vestito? Grazie. Abbiamo apprezzato tantissimo, l'abbiamo commentato. Grazie mille, mi hanno detto che è stata una botta di colore. È vero, per me e di luce. È un gran complimento. Era una caramella, non so come dire. Una dolce caramella. Ed ero in tinta con i miei in-ear, che sono fucsia. Sì, avevo una paura bestia che non si abbinassero con nulla, ma invece. Allora, parliamo della vostra canzone senza farla apposta. Raccontateci un po' come è nata, perché è nata prima dell'estate, giusto? Poi sì, ha subito esatto. Diversi cambiamenti. L'ho scritta prima di quest'estate e doveva essere un pezzo del mio disco. Infatti le tonalità erano mille più in giù perché dovevo cantarlo io il ritornello. Era una tonalità da uomo. Pensa che schifo questo ritornello cantato da me. Quindi l'ho mandata a lei su WhatsApp per chiederle un parere e lei fa: ma sai che mi piace un sacco? Ho detto: dai, allora facciamola insieme. L'abbiamo un po' aggiustata. Quando poi l'avevamo in mano ci siamo detti: oh, ma sai che potremmo provare a proporla per Sanremo. E alla fine l'abbiamo proposta dicendo: vabbè, tanto non la prenderanno mai. E invece ci hanno preso. È il festival dell'hashtag e invece. È vero, lanciamo un hashtag e invece a Sanremo. Beh, Federica, tu in effetti hai detto che questa era proprio la canzone apposta per te. Senza farla apposta era apposta per me. Sì, perché io poi appena l'ho ascoltata, poi vabbè, a me piacciono sempre i suoi lavori, le cose che fa, però appena l'ho ascoltata già mi immaginavo un po' nel ritornello con la mia voce, eccetera. Quindi poi vabbè, ho ascoltato bene anche il testo, mi ci rivedo veramente tanto, altrimenti non sarei riuscita ad interpretarla come l'ho interpretata, a sentirla come la sento. E quindi credo che io e Shade siamo in sintonia anche su questo. Insomma, cioè non è facile che lui faccia una roba per sé che stia bene anche su di me. Quindi no, poi ti dico la verità, se non ci fosse il rapporto che c'è fra di noi, io non l'avrei mai mandato un provino su WhatsApp, cioè non lo faccio. Sì, non sarebbe mai nata questa cosa. Lo faccio giusto con il mio manager e con lei, quindi non è che c'è questa cosa per dire che non è una cosa nata a tavolino, ecco. E beh, insomma, un rapporto che ormai è bello forte, no? Dopo anche il successo che avete avuto, quindi è stato facile anche. Ci vogliamo bene, ci picchiamo a volte. Lei picchia me, ovviamente. Violenza! Sì, perché ovviamente, vabbè, io me le cerco e faccio sempre le battute, faccio la sua imitazione, lei se la prende. Sì, lui mi... Beh, si fa rispettare. Mamma mia, fin troppo. Bravo. Fin troppo, ragazzi. No, però c'è tanto rispetto tra di noi. Bene. Venerdì, serata dedicata al duetto con un mito che piace veramente ai grandi e ai piccoli, Cristina D'Avena. Sì, lei è fantastica. Ieri sera ci ha mandato un audio. Che cosa vi ha detto? Ci ha mandato una foto dove era davanti alla televisione con il popcorn a guardarci. No, ci ha fatto i complimenti, che non vede l'ora che sia venerdì e noi... Anche non vediamo no, l'ora. No, per lei veramente. Tecnicamente è un drago, cioè non si discute. Cristina è veramente forte. Ma come mai questa collaborazione? Cioè, come vi è venuto in mente? Ma noi abbiamo collaborato. È stata lei a sceglierci. Esatto, in poche parole, sì. Abbiamo collaborato entrambi nel suo ultimo album, Duets Forever. E per noi è stato un sogno. Quindi ci sentivamo quasi, non lo so, in dovere di ricambiare. Sì, per quanto poi non sarà mai abbastanza, perché lei ha fatto per noi nel corso degli anni qualcosa che neanche lei stessa potrà mai capire, perché è stata il sogno della nostra infanzia, ci ha proprio accompagnato negli anni
E visto che essere a Sanremo è un sogno, certo. E che magari avevamo da quando eravamo piccoli, è giusto portare una come lei. Un ricordo anche della mia infanzia, anche se sono più grande di voi. No, sì, beh, di tutti, dai. Di tutti, assolutamente. Beh, vedo che ti sei appropriata del nostro brunicorno. Sì, ormai è tuo, te lo porti l'ho a casa. Adottato. L'hai adottato? L'ho adottato e un portafortuna. Penso che mi prenderò cura di lui. Brava, per tutta così la vita. Ci piace. Sì. Ma lo sta già trattando meglio di come ha trattato me da quando ci conosciamo. Ok, che sarei sul palco con brunicorno. Trovate Scià delegato dentro uno stanzino. Ragazzi, abbiamo da ricordare un'altra data importante, l'8 febbraio. Sì. Cosa succede? Esce il mio nuovo album Truman Sanremo Edition, che è un misto di quello che era l'album già uscito a novembre, con quattro canzoni nuove, tra cui ovviamente questa di Sanremo e altre tre canzoni a cui sono legatissimo. Quindi spero che piaccia a chi mi segue da tanto, ma anche a chi mi ha scoperto a Sanremo. Ecco, tra l'altro è uscito proprio oggi il video della canzone. Sì, vero? Adesso io subito sono andata quindi a sbirciare. Siamo in fibrillazione, perché poi quando esce lo riguardo con gli occhi di chi lo guarda, di chi lo per guarda, la prima è vero. Volta. E ti piace sempre di più, vero? Se, beh, in questo video ci sono Leonardo De Carli e Ludovica Bizzaglia, che sono conosciuti al mondo magari come influencer, youtuber, ma sono due attori incredibili, bravissimi. Sono veramente bravi, hanno recitato nel video di Irraggiungibile e abbiamo voluto ovviamente rimetterli anche in questo video. Sono stati bravissimi, si sono superati, quindi vi consiglio di andare a vederlo. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, mi raccomando, in bocca al lupo, eh. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo, in collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.